piacere vederti. Anche per me. Che bel vestito che abbiamo, eh? Vorrei solamente dire che tra un episodio e l'altro, ovviamente, mi sono messo un po' a girare. Questo è tutto quello che ho girato. Tutta praticamente la mappa disponibile fino ad ora. Questo pezzo qua ci manca e questo qua in fondo. E aggiungo anche che siamo al livello 21. E giuro che il massimo delle cose che ho fatto è stato girare. Non è che ho fatto chissà cosa. Però ho trovato un'impugnatura di una bacchetta bella. Va che bella. Marmo nero e bianco. Figa, eh? Anche questa in realtà non è male, eh? Carina, però troppo scura. E devo dire che questo vestito, sì, non è poi così scolastico, però non mi dispiace. La maschera è l'unica cosa che un po' mi lascia un po' così, devo essere onesto. Sarei più tentato di rimettermi gli occhiali e penso che lo farò solamente perché così vediamo meglio il volto del personaggio. Dunque, Onai. È un vero piacere. Sì, 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 è un piacere, è un piacere. Ciao, Natti. Come stai? Sto bene, grazie. Ho visto cosa è successo con Rookwood e Harlow ai tre manici di scopa. Ero davvero molto preoccupata per te. Sono a livello 21 ormai. Se posso chiedere, sai perché cercavano proprio te? Te lo dovrei dire? Non ne ho idea. Non ho mai incontrato Rookwood o Harlow. Forse mi confondono con qualcun altro. Guarda gli occhiali che entrano dentro il naso. È un po' strano che entrambi cerchino uno studente di Hogwarts con tanta foga. Ma qualsiasi fosse la ragione, eri chiaramente in pericolo. Ovviamente. Ma per ora ci basta sapere che Rookwood e Harlow sono una minaccia per entrambi. Anche per te? Per tutti, in effetti. Ecco perché volevo parlarti. Perché tu? Al momento tutti parlano di quando hai difeso Hogsmeade dall'attacco dei troll. E non dimenticherò mai Sirona che affronta Rookwood e Harlow ai tre manici di scopa. Mi avete ispirata a prendere posizione, proprio come voi. Cioè? In che senso? È per via di uomini come Rookwood e Harlow che mia madre e io abbiamo lasciato il Matabele Land. Okay. Non rimarrò qui immobile a lasciarli distruggere la mia nuova casa. Beh, ha senso. Sono felice di sentirtelo dire, potrebbe essere pericoloso. Bene. Rookwood e Harlow sono pericolosi. Devi anche sapere che Rookwood è in combutta con Ranrock. Avevo sentito Ma che è un genio quest'uomo. Insieme a Hogsmeade. Una ragione in più per fermarli al più presto. Gira voce che Theophilus Harlow gestisca le operazioni quotidiane di Rookwood. Eliminando lui, disgregheremmo l'intera organizzazione di Rookwood. Possibile, ma non dovrebbe essere l'agente Singer a occuparsi di uno come Harlow. Le ho parlato, è stata gentile, ma forse, comprensibilmente, non vuole discutere di un caso così con una studentessa. Beh, quello ha senso. Ho sentito alcuni uomini di Rookwood parlare di un'enorme operazione di saccheggio programmata da Harlow. Pensavo che potremmo investigare un po' anche noi. Magari ottenere le prove di cui ha bisogno l'agente Singer. Va bene. Ma come? Mi limiterò Mi sembra a che ti stai mischiando in roba che non dovresti, esattamente eh? Quale sia il piano di Harlow. Ti ricontatto appena ne so di più. Ovvero non sei un cazzo, ricorda, ora. Se ti servo, sono qui. Grazie, Natti. Il mio migliore amico è un serpeverde. Stai in guardia. Certo. Sai cos'è che ho notato e che adora... Ma che succede qui? Esatto. Di cui abbiamo più bisogno al momento e... Ed è una cosa che probabilmente sarà di missione secondaria, perché secondo me una magia così essenziale come Alomora dovremmo sbloccarla, non ti dico subito, però il più presto possibile. Ci manca proprio Alomora. Ci sono un sacco di abitazioni. Questo cos'è? Ma perché? Oh, vabbè. Ci sono un sacco di abitazioni che hanno dentro delle ceste in cui non puoi entrare perché appunto ti manca Alomora. Chi è che ha bisogno di aiuto qui, eh? Devi aver visto qualcosa, pensa! Ehi, stronzoni! Non ho idea di chi tu pensi io abbia visto. Sono sempre occupata con la mia ricerca. Non ho proprio tempo per... A Victor Rookwood non importa un morso di doxy del tuo tempo. Ah, tu parli del diavolo. Il signor Rookwood vorrebbe parlarti. Anche io vorrei. Studente, stai scherzando? Basta cianciare. Cianciare. Stupefitum! Stupefitum! Expelliarmus! Leviosa! Cazzo! Incendio! E addio. No, volevo lanciargli un sasso in faccia. Peccato. E quello? Guarderò la luce spegnersi nei tuoi occhi. Ashwinder.
Nella sezione collezioni della tua guida pratica è stata aggiunta una nuova tipo di nemico e qui puoi accedere alle informazioni sui nemici. Ok, completa la battaglia in 30 secondi. Madonna mia. Grazie signora per avermi aiutato. Madonna mia, l'abbiamo proprio... Ma che succede? Non ero mai stata attaccata in tal modo. E così vicino a Hogwarts, per giunta. Signora, sono tempi bui questi. Va tutto bene? Sì, e in gran parte grazie alle tue eccellenti abilità difensive. Ti dispiace? Madonna mia, ho disintegrato quel duellante proprio. Volevano farmi fuori per arrivare a te? Ashwinder. Il gruppo di ladri e furfanti al servizio di Victor Rookwood mi sembravano molto interessati a te. È una lunga storia, ma grazie per l'aiuto. Per il momento li hai schivati. Schivati? L'ho neutralizzato, proprio disintegrato uno. Devo affrettare la mia ricerca prima che tornino. Su cosa studia, signora? Lei è ricercatrice? Nora Treadwell, al tuo servizio. Storica e archeologa specializzata nelle opere e nella vita di Merlino. Ah, studia Merlino la signora, eh? Straordinario. Merlino, quello di Re Artù. Proprio lui. Merlino frequentò Hogwarts, sai? Davvero? Sta studiando alcune curiose strutture che lasciò centinaia di anni fa. Io pensavo che Merlino fosse questi prima di Hogwarts. Questi pilastri di vegetazione. Ce ne sono dozzine, sparsi ovunque. Ho iniziato a chiamarli le prove di Merlino. Presumo li abbia creati come divertimento per gli altri serpeverdi. Ah, Merlino era serpeverde? Era un grande amante dei rompicapi. Capisco l'interesse per Merlino. Vorrei anch'io sapere qualcosa di più sulle sue prove. In realtà vorrei capire se le strutture che ho visitato mentre non registravo erano le prove. Nessuno ha ancora capito come funzionino, ma credo di aver appena individuato un indizio cruciale. Ovvero, signora? Sospetto che la malva sia un componente essenziale per far funzionare le prove. La malva? Ah, forse ho capito. Esatto, quelle strutture lì. Merlino la cita spesso nei suoi scritti. Ero appena arrivata per testare la mia teoria quando sono stata interrotta. Vedi? Ogni spirale tracciata da Merlino ecco, ha un esatto. simbolo diverso al centro. E così ho iniziato a pensare. E se... E se la malva andasse posizionata al centro dei simboli? Esattamente. Vuoi fare tu gli onori? Vedremo subito i risultati di questa nostra ipotesi. Perché io queste strutture qua ne ho viste un sacco andando in giro. Ovviamente non ci potevo interagire. La mia tenda. La malva, dovrei averne tra l'altro un bel po'. Sì, prendine un po', anche se ne hai già. Vabbè, cioè, grazie signora. Ho preso la malva. Perfetto. Ora osserva i rampicanti su queste colonne e quella spirale di pietre a terra. Ogni prova ha questi due elementi. Metti la malva sulla spirale e vediamo che succede. Sembra un po' troppo semplice come cosa, no? Così, proprio come i soldi li appuntano. Hai visto? I rampicanti sono spariti. Cosa devo fare adesso? Incendio! Lo sapevo! La barba di Merlino! Le fiamme fanno affondare la pira. Ma va? Davvero? Chi l'avrebbe mai detto che devi accendere una torcia? Che bella! La barba di Merlino! Che meraviglia! Cos'è un ologramma di Merlino quello? Che giornata. Completa le prove. Stento a crederci. E questo invece? Vabbè, mi dica signora. Possiamo definirlo un successo, no? Sì, sicuramente. Tuttavia, ora ho ancora più interrogativi. Eh beh, certo. Come funziona? Devo rivedere i miei appunti, forse mi sfugge qualcosa. Le prove sono tutte come questa? Cosa? Ah sì, non proprio. Credo che tutte abbiano le piante rampicanti e la spirale per terra. E quello ok. Dovresti poterle risolvere man mano che le incontri. Quanto a me, ho ciò che mi serve per continuare le mie ricerche. La mia idea è che ognuna richiederà della malva. Malva che puoi trovare a Hogsmeade qualora ti servisse. O che potrò far crescere. Ora devo andare. È stato un vero piacere conoscerti. Salve signora, buona serata. E fa attenzione là fuori. Ora che ho tutto ciò che mi serve, posso tornare tranquilla ai miei studi. Buon per lei.
completa le missioni principali. Cioè, pensa, io sono ancora dietro a fare le missioni. Wow! Wow, l'animazione, che figata! E si è, ovviamente. Ha lasciato giù una scatola, signora. Comunque... Revelio! Sir Nicholas, il fantasma della nostra casa, ti sta cercando. Puoi trovarlo nei pressi della sala grande. D'accordo, andiamo da Nick. Dicevo, mi chiedo se... Esatto, prove di Merlino. Perché io ne ho trovate un sacco di queste. Solo che ovviamente, come facevo a ricordarmi di tutte quelle che ho visitato mentre giravo per i cacchi miei. Meno male che passandoci vicino poi piano piano si sbloccano. E sai che ti dico, quasi quasi ci vado a piedi a casa. No beh, magari faccio questi due e poi torno col teletrasporto. Ecco fatto. Dovremmo essere a posto. Le prove di Merlino non avranno la meglio così. Vabbè, questa era una cagata, perdonami, però. Non è che hai risolto la camera dei segreti, voglio dire. Ci sarà qualche cosa della camera dei segreti in questo gioco? Sai che... Boh. Cioè, mi aspetterei magari qualcosa sui doni della morte. Non ti dico di trovarli, però qualcosa magari sì. Ok, per arrivare da Nick ho dovuto fare... Cos'è stato sto rumore? Bello il cielo stellato. Comunque, dicevo, ho dovuto fare un po' di giri perché... Ah, ma c'è un elfo domestico. Perché non avevo abbastanza zone di metropolvere per arrivare subito da lui. Per fortuna le ho trovate un po' e eccoci già da Nick. Però aspetta, vediamo dov'è la farfalla. Vicino al bancone qua dove i presidi fanno i loro discorsoni. Ecco fatto, grazie. E farfalla, con tutto il disrispetto possibile, vieni con me. Grazie. E siamo saliti di livello, ottimo. Ciao Nick. Sì, dico a te. Potresti venire con me un momento? Se mi dai un secondo prendo solo la missione qua accanto. Ah, è da attendere. Vabbè, almeno la prendo, dai. Ah, è Garrett, ciao. Mi stavi chiamando, Garrett? Sì, visto che mi hai aiutato con la piuma di fu per pozioni, credo che tu sia la persona di cui ho bisogno. Immagino. Ho avuto un'idea per una bevanda ispirata alle api frizzole, ma mi manca uno degli ingredienti principali. Le api frizzole? Tu e le tue misture. Non so proprio come ti vengano in mente certe cose. È un dono, davvero. Allora, sospetto che l'ingrediente chiave delle api frizzole siano i pungiglioni di Billywig essiccati. Ho saputo che ce ne sono un po' nella cantina di Mielandia. Lo andrei a prendere personalmente, ma zia Matilda mi tiene d'occhio. Vuole che mi concentri sulla lezione di pozioni, non sui miei distillati. Che sono anche quelle pozioni alla fine, dai. Segreto fino alla cantina di Mielandia per portarmi un po' di pungiglioni di Billywig essiccati? Allora, in teoria l'ho già trovato, però... Vabbè, dimmi dov'è. Affare fatto. Avere una rapida via di fuga dal castello potrebbe sempre tornare utile. E quello Perfetto, è vero. Grazie. Però sappi che non è esattamente rapido. La cosa utile è che è segreto. Duh. Il passaggio è nascosto dietro la statua di una strega orba nel corridoio del terzo piano. Lo so, Toccala lo so. Con la bacchetta e di Dissendium. Dissendium, d'accordo. Vedrò cosa posso fare, Garrett. Va bene. Se ce la farai, sarai la prima persona ad assaggiare il mio nuovo distillato. Non ci tengo moltissimo, forse posso sappilo. Convincere Amit ad aiutarmi coi compiti di pozioni. Così mia zia allenterà un po' la morsa. Certo, come no. Intanto le cose devo farle sempre io. Vabbè. Dovrò procurarmi quei pungiglioni di Billywig. Ehi, tu! Sì, dico a te. Potresti venire con me un momento? Sì, Nick, fammi non solamente... Non sarà difficile trovare la statua di una strega con un occhio solo. Zitto, tu. Volevo vedere i nostri punti. Ah, wow. Ci sono... Ma dai, com'è che il corvo nero non hanno neanche una manciata di punti? Neanche i serpeverde, in realtà. Mi chiedo se sia un errore oppure... Sia davvero così, cioè che i tasso rosso sono in vantaggissimo. Che poi c'è quel serpeverde che sta applaudendo e sono vuoti e loro... vai, vai, non avete lezioni, non avete un cazzo da fare voi. Boh, vabbè. Eccoci qua, Nick, ciao. Voleva vedermi, signore? Sì, signore. Sir Nicholas de Mimsy Porpington al tuo Dio mio, servizio. È terrificante. È un piacere, Sir Nicholas. So del libro che hai trovato e delle pagine mancanti. Forse posso aiutarti. Seguimi, per favore, non è lontano. Hai qualche indizio sulle pagine? Ehi, come sa del libro? Esatto. E delle sue pagine mancanti?
Le voci corrono in fretta tra i fantasmi. Ti hanno visto. Perché sono esseri che non hanno niente da fare. Condito. Come il tuo segreto. Revelio. Grazie, Sir. Architetto di Hogwarts. Ah, questo mi interessa. C'è un'altra. Ecco. Potrei, esatto, Metropolvere. Ma io penso proprio di sapere chi ha quelle pagine. Davvero? Sarò grazie. Lieto di portarti da lui. Se sarai così gentile da fare una cosuccia per me lungo la strada. Dipende, che cosa, Sir Nick? Un piccolo favore in cambio delle pagine mancanti, eh? Sì, una sciocchezzuola. Mi chiedevo solo se potessi fare un salto in cucina e procurarmi un po' di roast beef andato a male. Perché? Ma che... te lo puoi mangiare? Non ho capito. Roast beef? Roast beef andato a male? Esatto, roast beef andato a male. Ma perché? Fluttuandoci attraverso, possiamo quasi sentirne il sapore. Revelio! Immagino di poterlo fare. Ma perché? Oh, ma è molto semplice. Perché sei il protagonista. In qualità di spettro, non posso trasportarlo. Ha ragione. Siamo nelle cucine di Hogwarts. Ora, se non ti dispiace, andiamo a prendere quel roast beef. Ti spiegherò tutto a tempo debito. Turbante con motivo. Dammi un secondo, Sir. Ecco fatto, grazie. Ma ce n'è un altro? Quadro di una pera. Oh, eccoci qua, solletica la pera ed entra. Solleticare la pera, ha detto? Di non disturbare gli elfi domestici. Certo. Mi sembra già di sentire il dolce aroma di roast beef andato a male. Questo cos'è? Idromele? Barili di tasso rosso. Ah, qui in teoria c'è l'entrata per la casata di tasso rosso. Comunque, solletichiamo la pera. Perché la pera ride? Hogwarts è un posto magico. Vabbè, guarda. Studente, oh, capire gli studenti è in cosa vorrà? Qui è forse. Voglio menarvi! Si sa che i giovani umani hanno appetiti importanti. Ma rende più facile il lavoro di Rookie. Ciao, Rookie. Senza pari, Rookie. Tu chi sei? Vabbè, ehi, dove è finito Rookie? Scusa, potresti indicarmi dov'è la spazzatura? Senza pari stava per gettare via i rifiuti di oggi. Si trovano sul retro. Fanne pure ciò che vuoi. Grazie, senza pari. Intanto mangiamo di straforo. Il dolcetto ci voleva proprio. Delizioso. Questo cos'è? Ma dai, è un pollo. Salve, puoi dirmi da che parte tenete la spazzatura? Dall'altra parte. Ma come c'è finito là dentro? Se non è ancora stata buttata. Segui l'odore, è facile. Come ci sei finito là dentro tu? Vabbè, la spazzatura. Comunque, che profumo inebriante. Sì. Dicevo, voi lo sapevate che i tavoli della cucina di Hogwarts sostanzialmente non è che fanno apparire il cibo, perché il cibo non lo puoi creare dal nulla. Sostanzialmente il cibo appare da questi tavoli a quelli di sopra, perché per le 5 leggi magiche il cibo non si può creare. Puoi copiarlo, puoi cucinarlo, puoi fargli tutte le magie che vuoi, ma non puoi crearlo da niente. Ecco della carne, ma non è andata male. Continuo a cercare. Quindi in sostanza tutto il cibo che è fatto a Hogwarts è fatto dagli elfi domestici. Bello. Che poi lo trasportano di sopra tramite la magia. Revelio. Qui che cosa abbiamo? Gli alloggi degli elfi domestici. Ma che belli! Cioè, sono piccolissimi, però immagino che abbiano la magia all'interno, che sia poi più grande, che quindi... C'è una puzza disgustosa qui. Probabilmente mi sto avvicinando. Ma va? Oh, uno studente? Caspita, che gioia! Ciao, Finky! Cosa può servirti, Finky? Uno zuccotto di zucca? Un po' di formaggio grigliato? Sembra tutto delizioso, ma ciò di cui ho bisogno è del roast beef andato a male. Che hai appena preso! È stato Nick a mandarti, vero? Serviti pure. Ho già fatto. Immagina che Nick sia stanco di aspettare tanto per assaporare un lontano ricordo del sapore del cibo. Ok, va bene, grazie. È stato un piacere, e grazie per il roast beef. È stato...
piacere aiutarti e conoscerti. Porta i saluti di Finchi a Nick. Certo, Finchi. Ora vediamo se nella cesta c'è qualcosa. Viola, uniforme elegante con blazer. Eccoci qua, ciao Nick. Ah, eccoti di ritorno. Nessun problema, immagino. No, nessuno. Finchi manda i suoi saluti. In aggiunta, Rospiff è andato a male. Benissimo, un'elfa gentile quella Finchi. Ora portiamo il Rospiff a Sir Patrick di Lenny Podmore e vedrai che presto quelle pagine saranno tue. Non ci capisco niente, Sir Nicholas. Che sta succedendo? Esatto. Ti chiedo scusa, forse sto correndo troppo. Sir Patrick è a capo della caccia dei Senza Testa, un gruppo di fantasmi decapitati che si riuniscono per varie... attività per Senza Testa. Attività per Senza Testa? Tu sei il quasi Senza Testa, però. Comunque, le pagine che cerchi erano custodite in vita da Richard Cornacchia, anche lui ora membro della caccia. Ok. Il mio piano è portare il Rosbif andato a male a Sir Patrick, così che mi... che ci lasci partecipare all'incontro e parlare con Cornacchia. Vogliamo andare? Boh, vabbè. Vabbè, andiamo. Molto bene. Vorrei conoscere Sir Patrick e vedere di persona la caccia dei Senza Testa. Ottimo. Non te ne pentirai. Immagino. Ah, al cimitero? Vabbè, certo, effettivamente aveva senso. Stammi dietro, cerchiamo Sir Patrick. Oh, Nestor, guarda chi c'è! E ti abbiamo detto, Nick, quasi senza testa. Salve, Amset, lasciaci passare. Abbiamo un piccolo dono per Sir Patrick. Sarà qui per implorare ancora di essere ammesso. Ma la trattano sempre così. Sono solo celie. Quando Sir Patrick mi accetterà nella caccia dei senza testa, sarò dei loro. Questo dono lo persuaderà. Vedremo. Non si scordi perché sono qui. Non temere, tra poco potrai interrogare il giovane Cornacchia. Ovunque egli sia. Cosa non darei per avere dell'idromele o un cosciotto di agnello in questo momento? Casualmente. Sì, sarebbe una festa per... Casualmente. C'è un'alternativa migliore, Patrick. Ah, Sir Nicholas. È un mortale? Chi vi ha fatto entrare? Ti abbiamo portato un dono. Oh, Rosbif. Questo mi insospettisce. Cos'è che vuoi veramente? Immagino la solita richiesta. Si tratta di Richard Cornacchia. Dove si trova? È possibile parlargli? Cornacchia, dici? Beh, ma è qui con noi. Che peccato! Non ha la sua testa. Immagino che ti chiederai cosa si provi, Nick? Sì, che burla. Ma sarà qui in giro da qualche parte. La staranno usando in qualche gioco. Se la troverai, allora ti concedo il permesso di parlarci, giovane mortale. È il minimo che possa fare in cambio di questo dono squisito. Contento lei. Ci sarebbe un altro quesito che vorrei sottoporti, con permesso. Via, via, Sir Nicholas, quante volte lo dovrò ripetere, eh? I requisiti di ammissione sono chiari. Ma, Sir Patrick... Questa non è certo la caccia dei senza testa ad eccezione di un tendine. Per favore, ora seguimi così che ti possa accompagnare. Ma dai, ma che stronzi. Addio, giovane amico. Spero siano più misericordiosi con te. Vabbè, guarda. Un po' dispiace, eh. Fammi indovinare, sono qua sotto, vero? Ah, beh, certo. Oh, scusami, non volevo disturbarti. Vediamo che cosa c'è qua dentro. Ah, beh, certo, c'è sempre solo soldi qui. Lì c'è una zucca. Avanti il prossimo, chi vuole provare il nostro nascondino tra le zucche? Salve di nuovo. Ho bisogno d'aiuto. Ah, il giovane amico di Sir Nicholas. Ti ha abbandonato? No, devo parlare con Richard Cornacchia. Sir Patrick ha detto che la sua testa potrebbe trovarsi da queste parti. Sì, è verosimile. Coinvolgere i mortali è una cosa poco ortodossa. Ma se vuoi parlargli... Trova la testa! Perché no? Potrai parlare con Cornacchia se riuscirai a individuare la sua testa in mezzo a queste zucche. Non una volta sola, ma cinque. Ogni volta che la troverai, il buon vecchio Dumfries sposterà la testa in un punto diverso.
queste sono le regole, che ne dici? Non ci ho capito granché. Devo trovarla 5 volte, ma non è che c'ho un limite per trovarla. Se è ciò che serve per parlare con Cornacchia, io ci sto. Meraviglioso! Ovviamente un mortale dotato di una bacchetta possiede un vantaggio su noi spettri. Puoi usarla per spazzar via ciò che vuoi. Duh. Ricorda, il gioco termina quando lo avrai trovato per 5 volte. D'accordo. Inizio. La trovata? Sembra che dovremo trovare un'altra zucca in cui nasconderci, Cornacchia? Stendiamo un velo pietoso, Danfri. Non ne vado certo fiero. D'accordo, mi dispiace per le povere zucche, ma ehi. Ah, ma respawnano! Con una bacchetta e un corpo. Ah, ma si muovono! Abbiamo finito? O giochiamo ancora? Giochiamo, ma io posso seguirti? E allora se posso seguirlo è facilissimo. E così ci hai scovati. Ma non è ancora fortuna che non tocca a me pulire questo disastro. Ma in realtà non tocca a nessuno pulire. Gioca uno studente. Ok, l'ho perso di vista però. Ah no, eccolo qua, eccolo. Visto giocare così. Eccolo là. Lo fai sembrare più facile di quel che dovrebbe essere. Dov'è? Pagina. Accio. Presa. Ormai ho perso di vista. Ho perso di vista la testa. Ah, che culo. Ma era un animale. Fatto. Ovviamente la bacchetta ti ha facilitato le cose, ma credo comunque di dovermi congratulare. Beh, certo. Non è stato certo facile. Non male per un mortale. Ora di pure quello che devi al vecchio Cornacchia. Te lo sei meritato. Ma è uguale a Wesley senza le... Che succede? Tu non fai parte della caccia dei senza testa. No, infatti. Sir Nicholas ha detto che potresti sapere dove si trovano certe pagine che sto cercando. Per la barba di Merlino. So bene a quali pagine ti riferisci. Le avevo rubate a Pix. Come dimenticarle? Contenevano una mappa che mi ha portato alla morte. Non ero pronto per ciò che mi attendeva in quella caverna. Quelle pagine saranno ancora lì a marcire con i miei... resti. Non male come ultima avventura, devo dire di sì, però se ti hanno mozzato la testa non deve essere stata una bella morte. E io devo trovare il tuo cadavere in una grotta? Sì. Diamine, anche se sono un fantasma non mi abituerò mai alla parola cadavere. Cadavere. Ho un'idea. Incontriamoci al limitare della foresta proibita, così potrò mostrarti dove andare a cercare. Che ne dici? Per me è un piano. Ho bisogno di quelle pagine, quindi direi che va bene. Grazie. Non preoccuparti. Devo solo ricongiungermi al mio corpo, ma a quello può pensarci Danfri. Ci vediamo ai margini della foresta. Ci vediamo ai margini della foresta. Missione completata. Ma scusami, tutti i fantasmi sono scomparsi e adesso il tizio è ritornato qui. Sai che ti dico io, visto che tanto la malva ci servirà... Ecco, esatto, mi compro i semi. Beh, i soldi ce li abbiamo, tanto vale prendere tutto. Ma già che ci siamo, forse mi compro anche qualche ricetta per delle pozioni. Vediamo se mi bastano. Dovrò comprare tutto di tutto, immagino. Spero di rivederti. Ci vedremo.